Buonasera, buonasera a tutti. Grazie a chi è venuto qua e anche a chi ci sta seguendo in streaming. Benvenuti a questo primo incontro del ciclo delle Alessandra Panza Lecture, che sono appunto un momento di un percorso dedicato al professor Alessandro Panza, che è stato un ricercatore della Fondazione Feltrinelli. Questa edizione in particolare è intitolata Nella rete del capitalismo e ha l'obiettivo proprio di indagare un po' quali sono stati i risvolti, soprattutto negativi, delle forme più contemporanee del capitalismo digitale sulla società. Oggi in particolare parliamo di mercato del lavoro e ancora più in specifico dei lavoratori di piattaforma. Il titolo dell'incontro di questa sera è appunto Lavoratori senza rete e come prima cosa parto chiamando sul palco i tre ospiti di questa sera, a partire dalla keynote speaker Claire Marceau, prego, è docente dell'Università di Parigi Est e anche ideatrice e coordinatrice di SEPASSO, che è un progetto di ricerca e di studio proprio sui lavoratori piattaforma. E poi invito sul palco Ivana Pais, professoressa dell'Università Cattolica di Milano, prego. E anche lei è esperta ovviamente del tema del lavoro in piattaforma, e do il benvenuto anche a Roberto Brambilla della Filcams CGL. Eccoci. Ecco, come prima cosa, prima di dare la parola ai nostri ospiti, volevo partire con una manciata di dati che abbiamo preparato per dare un po' l'idea di che cosa stiamo parlando e di cosa parliamo con questa macro categoria di lavoratori di piattaforma e anche per dare un po' un'idea delle dimensioni del fenomeno. E dunque, stando ai dati del rapporto INAP, in Europa sono 47 milioni e mezzo i lavoratori su internet e di questi 12 milioni lavorano tramite piattaforme digitali e 3 milioni lavorano a tempo pieno per le piattaforme. Quindi quando parliamo di lavoratori piattaforma parliamo di loro. Quali sono i due principali problemi che si legano al mercato del lavoro di questa categoria in particolare? Il primo sono i guadagni, che rispetto a altri lavoratori, diciamo, dell'ambito digitale sono molto più bassi. Il guadagno medio in genere è di 50 euro al mese per i click workers, 100 euro al mese per i lavoratori del delivery, che è la categoria dei rider con cui di solito associamo al lavoro di piattaforma, e 113 euro per quelli dei trasporti. E tant'è che sempre secondo questo rapporto INAP solo il 5-10% dei lavoratori su internet e delle piattaforme in generale guadagna abbastanza per riuscire a mantenersi e poter arrivare alla fine del mese, diciamo. E il secondo problema, dopo quello dei guadagni, è la precarietà, che sappiamo soprattutto in Italia non si limita purtroppo soltanto al lavoro di piattaforma e al lavoro digitale, però ecco, secondo un rapporto europeo, lavoro di cura, il 31% dei lavoratori piattaforma, quindi poco meno di 1 su 3, non ha un contratto scritto e soltanto 1 su 10 risulta assunto come lavoratore dipendente. In tutti gli altri casi si tratta di tipologie diverse di contratti atipici. Inoltre, più della metà delle donne lavora in assenza di contratti di lavoro scritti e spesso anche in assenza di un compenso minimo orario. E, ultimo dato, per oltre il 90% dei lavoratori una cattiva valutazione di un utente risulta in una riduzione degli incarichi o in un peggioramento degli orari in cui si svolge il lavoro. Gli ultimi dati che citiamo, prima di dare la parola poi a Claire Marceau, che so che ha preparato un discorso per introdurci un po' al tema, l'ultimo dato è appunto sulla crescita delle piattaforme di cura per questo genere di lavoratori, che testimonia un po' il fatto che siamo arrivati a un momento di maturità anche del dibattito sul welfare di piattaforma e sulle tutele per questa categoria di lavoratori. E il dato che balza all'occhio, che vedete nella slide, è che appunto queste piattaforme dedicate alla gestione dei lavoratori erano 28 nel 2010, sono diventate 224 nel 2020.
Quindi, dopo questa carrellata che ci ha permesso un po' di entrare nel tema, darei la parola a Claire Marceau chiedendo di introdurci un po' al tema e di spiegarci anche del progetto SEPASSOC, magari dicendoci un po' quali sono gli obiettivi, quali sono stati i primi risultati raggiunti. Grazie. La prima cosa che devo dire è che non vado a parlare in italiano, però posso capire, forse possiamo parlare un po' dopo. Per presentare preferisco parlare in francese. Credo che qui il pubblico abbia comunque delle cuffiette. Allora, in 15 minuti cercherò di presentarvi il progetto SEPASSOC, che è un progetto di una durata di 3 anni finanziato dall'Agenzia Nazionale per la Ricerca, un'agenzia francese, e che ha l'obiettivo di interessarsi allo status degli agenti di piattaforma di economia collaborativa, alla luce anche della cittadinanza sociale. Devo dire che dopo la creazione di questo progetto, e siamo più o meno a 2 anni e mezzo, quindi ci rimangono circa 6 mesi, per cui siamo, diciamo, arrivati al momento dei risultati. All'inizio della sua creazione, lo scopo era quello di porsi la domanda dell'interesse, della pertinenza, diciamo, della cittadinanza sociale come quadro normativo, di una sorta di universalizzazione del tutto. Un quadro normativo che permetterebbe di pensare in maniera diversa alla protezione sociale dei lavoratori di piattaforma. E quindi questo è ciò che noi abbiamo cercato di fare. Pensavo di presentare in inglese, quindi mi scuso perché vedrete che le slide appunto saranno in inglese, ma spero che tra il francese, l'italiano e anche l'inglese riusciremo a capirci. Quindi, come dicevo, l'obiettivo era la protezione sociale dei lavoratori di piattaforma e quindi di vedere quella che fosse la pertinenza della cittadinanza sociale. Ci siamo focalizzati su 3 obiettivi: l'accesso alla sanità, l'accesso al salario minimo di questi lavoratori e infine l'accesso all'educazione e alla formazione di questi lavoratori. L'ultimo aspetto è un aspetto che è stato trattato meno, ma ho pensato fosse importante integrarlo per quanto riguarda appunto il problema della cittadinanza sociale. È un progetto interdisciplinare che ha riunito 4 discipline: il diritto, e devo dirvi che io appunto sono giurista, per cui abbiamo cercato anche di riunire dei giuristi di diversi paesi, di cui vi parlerò più tardi. Poi la storia, perché abbiamo cercato di vedere e di comparare tutte le rivoluzioni industriali e anche l'impatto e i cambiamenti sul diritto. La sociologia, perché abbiamo voluto raggruppare delle interviste e quindi anche permettere a sociologi sia in Inghilterra che in Francia, quindi a Parigi e a Londra, di intervistare delle lavoratrici di piattaforma. E quindi qua devo precisare che il progetto è focalizzato sulle lavoratrici di piattaforma domestiche. E abbiamo fatto questa scelta per una ragione pragmatica, perché i sociologi hanno bisogno di un settore, di un campo, perché chiaramente i giuristi devono lavorare con il diritto, per cui abbiamo deciso anche di spostarci ai lavoratori domestici, ma in particolar modo alle donne, perché parliamo anche di un settore molto femminile, in modo da rinnovare un po' lo studio. Quindi spero di aver anche cercato di rispondere a questa introduzione e vorrei anche ringraziarvi per il vostro invito. Dobbiamo quindi renderci conto che oggi i lavoratori di piattaforma sono ovunque. Pensiamo ai rider, per esempio, Deliveroo, Just Eat, pensiamo anche a Uber, che è molto visibile perché si trova in tutti gli spazi pubblici. Ma dobbiamo anche notare che al giorno d'oggi le piattaforme si indirizzano a tutti i settori e i lavoratori di piattaforma sono tutti i lavoratori. Poco tempo fa ho parlato con un ispettore del lavoro
che mi ha detto che era stato testimone del lavoro di piattaforma all'interno di panetterie. E quindi chiaramente stiamo parlando di qualcosa di molto piccolo, non parliamo di dipendenti, però comunque persone che andavano a lavorare grazie ad una piattaforma. Ritorneremo comunque a parlare di questa definizione, neanche sulle discipline. Oltre al diritto e alla sociologia, abbiamo inserito anche le relazioni internazionali. Ci siamo concentrati su 5 paesi che sono stati scelti perché l'obiettivo del progetto era quello di interessarsi alle differenze in termini di protezione sociale, in particolar modo per testare l'interesse della cittadinanza sociale. Pensavo fosse interessante rivenire al progetto di Andersen, e quindi ho voluto identificare dei paesi che corrispondevano alle differenti categorie che erano state nominate da Andersen. Ecco il motivo per cui abbiamo voluto degli esperti francesi, svedesi, inglesi, spagnoli e portoghesi, quindi ci siamo interessati all'Unione Europea in generale. Non mi soffermerò sulle ipotesi. Quindi il progetto sta per terminare, abbiamo avuto molte conferenze. Vi invito a visitare il nostro sito sepasoc.org, ma oggi vorrei parlarvi dei risultati preliminari di questo progetto e ho cercato di rispondere anche alla domanda che è stata posta per questo progetto. La domanda è quindi quella di capire se la cittadinanza sociale possa permettere di uscire, per così dire, dalle difficoltà che abbiamo potuto identificare. Qui con questo titolo mi sono interessata ad un'analisi intersezionale femminista del lavoro di piattaforma domestico, ma non è qualcosa che vedremo insieme questa sera, perché chiaramente non è pertinente. Quindi per l'introduzione dobbiamo prima tornare alle definizioni. Non parliamo delle piattaforme digitali perché le avete già definite, ma credo sia molto importante, anche se l'ho già detto, dire che queste piattaforme riguardano tutti e ogni tipo di lavoratore. Dobbiamo anche precisare, questa è una grande differenza con il progetto che io ho conosciuto questa mattina, che le piattaforme sono erano semplicemente delle piattaforme che permettevano di mettere in relazione dei lavoratori e dei clienti. E questo è davvero molto importante, perché mi sembra che in altri casi, come per esempio Amazon, Facebook, ma anche piattaforme di welfare, quelle di questa mattina, non ci troviamo in questa stessa situazione, quindi è molto importante definirle per capire i limiti del progetto. Poi dobbiamo anche comprendere il settore che noi abbiamo trattato. Abbiamo voluto lavorare sulle piattaforme domestiche, domus, casa, quindi tutti i servizi che vengono svolti in casa, per cui pulizia, per esempio, babysitting, ma anche parrucchieri, estetiste. Quindi abbiamo un ventaglio diversificato, ma dobbiamo renderci conto che questo lavoro di piattaforma non è chiaramente la stessa cosa rispetto alle piattaforme di trasporti, ma anche le piattaforme del care, perché in francese non esiste una buona traduzione, perché qui il criterio è proprio quello della casa. Quindi ci siamo interessati al sito WeCasa, che esiste a Parigi e anche a Londra. E poi ci siamo anche soffermati su un altro problema, appunto la questione della cittadinanza sociale, che è il filo conduttore di questo progetto. Riparleremo più tardi della cittadinanza sociale. Per quanto riguarda i metodi, considerando che abbiamo un progetto multidisciplinare, abbiamo cercato di comprendere la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici di queste piattaforme e quindi la sociologia,
che ci ha anche aiutato attraverso uno studio empirico basato su alcune interviste fatte a Parigi e a Londra e che ci hanno permesso anche di comprendere la situazione e le condizioni di lavoro di questi lavoratori. E poi un secondo approccio è stato proposto. In realtà sono stati portati avanti parallelamente perché era chiaramente più logico al fine di una netta comprensione del progetto. Però abbiamo un'analisi giuridica, quindi si trattava all'interno dei nostri 5 paesi del nostro studio di comprendere il modo in cui le regolamentazioni, le leggi e così via, e anche tutti i decreti, venissero applicati al fine di inquadrare il lavoro di piattaforma. E anche qui è stato molto interessante vedere che si potevano guardare sia le leggi generali ma anche delle nuove leggi, in particolar modo in Francia, dove abbiamo appunto delle leggi relativamente nuove, che hanno qualche anno comunque, che potevano comunque essere applicate al lavoro di piattaforma dei trasporti, ma non del lavoro di piattaforma domestico. Quindi è stato anche interessante vedere appunto questo nuovo campo dal punto di vista della legge, che deve comunque essere adattato. E poi il terzo approccio, che è teorico, ossia la pertinenza del concetto di cittadinanza sociale per trasformare le strutture esistenti e la regolamentazione del lavoro di piattaforma. E poi ritornerò quindi su questi tre aspetti, però molto rapidamente. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda l'analisi empirica, la questione era quella di capire chi fossero questi lavoratori e ancora una volta anche le lavoratrici, perché nell'insieme delle interviste che noi abbiamo svolto abbiamo intervistato solamente 2 uomini, quindi parliamo appunto di lavoratrici, donne, migranti, donne e io in qualità di giurista, anche se i sociologi hanno parlato di donne declassate, per me è chiaramente difficile utilizzare questo termine, però è così. È chiaro che ci troviamo di fronte a delle donne che si trovano in situazioni di debolezza a causa della loro posizione all'interno della società, che in generale si sentono escluse dal mondo del lavoro dipendente. Sia perché appunto siano passate da questo lavoro e non riescono più a rientrare nello stesso mondo, magari sono state licenziate, ma allo stesso modo anche perché il loro status generale e la situazione in termini di immigrazione non permetteva loro un accesso ad un impiego più stabile. Quindi di conseguenza hanno trovato la piattaforma come una soluzione. Una soluzione appunto. Quindi donne in situazioni di debolezza, ma allo stesso tempo donne molto forti, perché ogni donna è stata in grado di andare avanti e di reagire a queste condizioni della piattaforma. Quindi sono riuscite ad accedere, ad avere accesso alla piattaforma, e questo le ha messe in una certa condizione di agio a priori, perché comunque è molto difficile accedere a questo lavoro di piattaforma e un mondo digitale che in passato appunto non esisteva, non da così tanto tempo. Poi abbiamo anche delle donne molto organizzate, chiedo scusa, e delle grandi lavoratrici. Grandi lavoratrici perché quando si lavora su una piattaforma si viene pagati per missione e se non si lavora chiaramente non si è retribuiti. La seconda domanda che ci siamo posti è quella della regolamentazione. E qui si possono vedere i 3 campi che noi abbiamo selezionato, questi 3 campi che logicamente rispondono alla cittadinanza sociale, identificati da Marshall in uno dei suoi primissimi testi degli anni 50 nel Regno Unito. Dei testi che avevano lo scopo di spiegare e dare un senso a questa cittadinanza sociale. Marshall all'epoca aveva considerato che questa
cittadinanza sociale si basasse su una protezione sociale prima di tutto. Aveva anche insistito sulla necessità di un'educazione, di una formazione, soprattutto delle persone, dei giovani, perché parliamo di una cittadinanza sociale che coinvolgesse tutti, quindi dai giovani ai più anziani. E poi si era anche interessato agli stipendi, ai salari. Ecco perché noi abbiamo scelto questi tre temi. È stato molto facile comparare tutto quanto all'interno dei cinque stati, perché abbiamo potuto vedere il modo in cui tutti i sistemi di sicurezza sociale venissero applicati o meno all'interno degli stessi, sempre per quanto riguarda i lavoratori di piattaforma. Se dovessi fare un riassunto di un minuto, direi che bisogna dividere due status chiave e ben conosciuti: i dipendenti e i lavoratori indipendenti. In alcuni paesi, come la Svezia e il Regno Unito, hanno un concetto di cittadinanza sociale e anche uno standard di protezione di base di questi lavoratori. Dobbiamo anche però vedere e comprendere che ci sarà sempre questa dicotomia e un trattamento più favorevole dei dipendenti, che avranno quindi più diritti di lavoro e anche una maggiore protezione sociale. Per quanto riguarda invece l'educazione e la formazione, la stessa cosa, anche qui lo status è davvero molto importante e il diritto alla formazione dipende molto spesso, e nella maggior parte degli stati, con l'eccezione della Svezia però, dipende dallo status. E infine, per quanto riguarda il salario, e la conclusione potrebbe essere leggermente differente, visto che lo status potrebbe anche essere meno importante, è necessario comunque notare che nell'insieme questi lavoratori e queste lavoratrici si trovano all'interno di una situazione di vulnerabilità. Ne approfitto anche per spendere qualche minuto sulla rappresentanza di questi lavoratori e vorrei dire in maniera molto breve che ci sono state delle elezioni di rappresentanti di lavoratori di piattaforma nel settore del trasporto nel 2022, ma queste chiaramente non riguardano tutti gli altri lavoratori di piattaforma, specialmente quelli di piattaforme domestiche. Detto tutto ciò, all'interno del nostro progetto e grazie anche alle interviste che abbiamo svolto, ci siamo resi conto che comunque un certo tipo di battaglia è stata lanciata, non dai sindacati, non dall'azione collettiva, però abbiamo comunque potuto vedere delle mobilitazioni su Facebook delle cose che sono sicuramente innovative. Infine voglio terminare con la questione della teoria e anche dell'importanza della cittadinanza sociale. Siamo già 15 minuti, quindi cercherò di far veloce. Questa cittadinanza sociale è molto interessante in termini di universalizzazione e di questa dicotomia dei due statuti, dei lavoratori dipendenti e indipendenti. La domanda che mi ero fatta prima del progetto era appunto quella di sapere se il fatto di passare attraverso un modello di cittadinanza sociale permettesse di uscire dai problemi di identificazione. Devo ammettere che una sola parola non è sufficiente e il concetto di cittadinanza sociale è un concetto davvero molto interessante e porta anche un significato importante, ma questo deve essere definito e applicato in ogni settore, in ogni paese, in ogni contesto, in modo tale da poter comprenderne l'utilità del concetto. Quindi l'idea, ciò che cerco di dire, è che l'idea di universalità è sicuramente importante e porta a qualcosa nel momento in cui vengono applicati i diritti fondamentali. Per ognuno però, per ogni lavoratore, per ogni cittadino. E oggi abbiamo anche tendenza a dire ogni residente, perché il concetto di cittadinanza è cambiato dall'epoca di Marshall e Bettridge. Abbiamo la tendenza a escludere i citizens, ma oggi parliamo appunto di residenti. Quindi è stato utile e sarà utile nel momento in cui questo ci permetterà di dare dei diritti a tutti quanti. Ma questi diritti per tutti non devono essere limitati e non si devono limitare anche ad essere i diritti dei poveri. E poi dobbiamo anche cercare di comprendere questo standard
Questo grazie all'Organizzazione Mondiale del Lavoro, con l'idea di migliorare la situazione dei lavoratori, con il progetto e lo scopo di migliorare la dignità del lavoro. Ho 3 minuti di ritardo, vi ringrazio ancora tantissimo per il vostro invito. Possiamo iniziare con la discussione. Grazie Claire Marceau, che direi ci ha fatto una bella introduzione sul tema, e come avrete capito SEPASOC è un progetto di ricerca molto, molto dettagliato, e dopo magari, se abbiamo tempo, torniamo su alcuni concetti a partire dal concetto di cittadinanza sociale, con cui forse appunto non tutti hanno ben presente che cos'è e cosa può significare per i diritti dei lavoratori. E direi di passare anche ai nostri ospiti, partendo da Ivana Pais, appunto professoressa dell'Università Cattolica, a cui chiederei invece di fare un quadro più sulla situazione in Italia, quindi il lavoro di piattaforma nel nostro paese. Abbiamo visto che non è compreso tra i paesi oggetto del progetto SEPASOC, quindi se ci puoi dare un po' un'infarinatura. Volentieri, buonasera a tutte e a tutti. Noi arriviamo da una giornata intera di lavori in queste sale, in cui abbiamo incontrato i manager delle piattaforme di welfare italiana, all'interno di un progetto che ha molti punti di contatto con quello di Claire, quindi è stato un piacere avere qui Claire stasera, perché proprio ci permette questo dialogo tra progetti cugini. Oggi appunto in questa sala abbiamo mappato per il progetto WePlat 127 piattaforme che erogano servizi di cura alla persona in Italia. Non abbiamo incluso le piattaforme di lavoro domestico, per cui oggi abbiamo parlato per tutto il giorno delle altre piattaforme di welfare, invece questa sera vorrei spendere qualche parola sulle piattaforme di lavoro domestico. In particolare, io per un altro progetto sto analizzando le piattaforme di pulizia domestica, quindi mi focalizzo un po' più su queste piattaforme. Appunto, quando parliamo di lavoratori di piattaforma, parliamo di una categoria molto ampia che spesso nell'immaginario collettivo si limita soltanto alla figura del rider, esatto. Però ecco, comprende tante diverse categorie di lavoratori. Sì, e su questo, sulla mancata visibilità di questi lavoratori, dovremmo proprio fare una riflessione, nel senso che tutto il dibattito pubblico, l'attivismo e le forme di rappresentanza sindacale e le ricerche accademiche finora sono state concentrati quasi esclusivamente sui rider, ed è giusto studiare i rider, ogni volta faccio notare questa cosa, però niente contro gli studi sui rider, ben vengano, però non ci si spiega, e forse invece dovremmo fare una riflessione seria sul perché, per esempio, le donne, perché sono in larga misura donne che lavorano, che trovano il lavoro attraverso piattaforma digitale e poi vanno nelle case delle persone a pulire le case, non siano state oggetto proprio di attenzione in assoluto. Tra l'altro, i dati INAP che abbiamo riportato, i dati pre-pandemia ci riportavano che dal punto di vista del numero, in Italia le persone che facevano le pulizie domestiche in piattaforma erano più numerose dei rider. Poi questo è cambiato con la pandemia, perché ovviamente la pandemia ha avuto un impatto, e adesso aspettiamo la prossima rivelazione, vediamo cosa ci rivela la prossima rilevazione per capire quali sono i numeri, perché la pandemia, una cosa importante da dire, che rispetto ai lavoratori di piattaforma ha cambiato tantissimo il quadro. Tra l'altro ha portato, ma questo dovremmo farci un'altra riflessione, ha portato in piattaforma tantissimi lavoratori qualificati. Quello che abbiamo osservato durante la pandemia è la diffusione di piattaforme, in particolare di consulenza psicologica, per cui oggi abbiamo tantissimi psicologi che lavorano in piattaforma, medici, insomma abbiamo lavoro qualificato che entra prepotentemente in piattaforma. E di nuovo, anche rispetto al lavoro qualificato, c'è un pregiudizio.
perché mentre il rider e forse la lavoratrice domestica, anche se poi non la consideriamo, sono oggetto di attenzione perché vengono percepiti come soggetti vulnerabili dal punto di vista lavorativo, invece un passato di lavori professionali associati a uno status elevato, a un reddito elevato, ci portano a non guardare psicologi, avvocati, che spesso invece appunto hanno delle problematiche lavorative importanti che noi non consideriamo. Torniamo alle nostre lavoratrici domestiche e lavoratori domestici. Noi abbiamo una situazione in cui questi lavoratori e queste lavoratrici entrano nelle case delle persone. Dal punto di vista della protezione sociale, dei rischi, il quadro è decisamente peggiore rispetto a quello dei rider, anche prima che ci fosse l'interesse, nel senso che la gran parte delle piattaforme di lavoro in questo settore intermedia lavoro informale, non contrattualizzato, gran parte di questo lavoro è lavoro nero, mentre già in partenza, anche prima delle mobilitazioni, il lavoro dei rider, con tutto quello che sappiamo e non dobbiamo ripetercelo, almeno dal punto di vista del contratto, un contratto c'era. Poi sappiamo tutti i se e tutti ma, non dobbiamo ripeterli, però sicuramente noi qui partiamo invece con un quadro di piattaforme che intermediano lavoratori e lavoratrici che vanno nelle case. Dal punto di vista dei rischi per la salute, sappiamo che le case sono il luogo peggiore al mondo per rischi di incidenti e quant'altro, per cui quando diciamo i rider fanno gli incidenti, non che nelle case non ci siano incidenti domestici, disinteresse totale. Quello che stiamo rilevando nelle ricerche che stiamo facendo adesso è che il quadro si è complicato e diversificato, con qualche prospettiva interessante e di nuovo qualche aspetto invece problematico. Quello che sta emergendo negli ultimi tempi è l'apertura di piattaforme che invece per la prima volta fanno un contratto. In particolare io sto facendo un'analisi comparativa tra una piattaforma che intermedia lavoratori che poi lavorano in nero, tra l'altro con questa situazione, lo dico soprattutto alla Jus lavorista, con questa situazione paradossale, per cui questi lavoratori che stiamo intervistando ci dicono di avere la partita IVA, ma di non usarla quando lavorano attraverso la piattaforma. Per due ragioni. Quella che devo dire che a me è sorpreso, perché non l'avevo messa a fuoco questa cosa, è che mi hanno detto, sai, a volte la famiglia mi chiede di fatturare. Il problema è che la famiglia paga una certa cifra per la mia prestazione alla piattaforma, che non corrisponde a quello che poi io guadagno, perché la piattaforma generalmente fa una trattenuta intorno al 30%. Se io dovessi fatturare alla famiglia, dovrei fatturare la quota che io ho guadagnato più il 30%. Quindi dovrei fatturare più di quello che ho guadagnato. E non ha senso che io vada a fatturare più di quello che ho guadagnato. Al tempo stesso la piattaforma non fattura, il lavoratore non può fatturare la piattaforma e quindi anche i lavoratori che hanno partita IVA e che la usano per delle prestazioni con singole famiglie, poi quando passano dalla piattaforma a quel punto fanno lavoro nero e non usano la partita IVA che pure hanno. E questo mi sembra veramente una situazione. Quindi stiamo confrontando questo tipo di piattaforma e in particolare stiamo facendo uno studio di caso di una piattaforma così e di una piattaforma dove invece c'è il contratto. Situazioni diverse con problematiche in parte simili e in parte invece peculiari per il tipo di piattaforma. La questione che sta emergendo nella piattaforma con contratto è analoga a quello che abbiamo visto per i rider con Just Eat. Cioè quello che si pone è che quando c'è il contratto, poi la questione importante è capire le deroghe al contratto e capire le condizioni di lavoro. In una situazione in cui questi lavoratori il contratto ce l'hanno, però poi ci sono condizioni di lavoro che riguardano orario e salario, vecchie questioni, che sono però rilevanti.
Per darvi un'idea, a fronte di una famiglia che paga 22 euro l'ora circa per il pagamento in queste piattaforme per avere una lavoratrice, un lavoratore domestico, poi la lavoratrice guadagna 8 euro, 7,6. Quindi qui rivediamo quella distribuzione tra capitale e lavoro che insomma ci interroga da un po' di tempo. Non voglio parlare più del quarto d'ora di Claire, chiudo con una questione, quella del riconoscimento. Intervistando questi lavoratori, il problema che ci pongono con più forza non è spesso quello della protezione, quello del contratto, ma emerge in maniera importante dalle interviste la questione dell'essere visti, dell'essere riconosciuti. Emerge nei confronti delle altre professioni. Non so quante volte mi sono sentita dire noi non siamo come i rider, allora non ci considera nessuno. Quindi non essere visti dal mondo, il non essere visti nemmeno dalle organizzazioni, quello che emerge da queste interviste è che nella piattaforma dove i lavoratori hanno un contratto, spesso mi raccontano, ma sai, sono andato, ho fatto un colloquio di persona, mi ha dato il benvenuto nell'azienda, mi ha dato una maglietta. Questa questione della maglietta, tra l'altro nell'altra piattaforma, più interviste ci dicono, sai, quando ho iniziato a lavorare, mi hanno dato la maglietta aziendale. Poi dopo un po' la metti, la lavi, sono andata a dire ma me la ridate un'altra maglietta che quella che ho è usurata. E non me l'hanno più data. E il non avere la maglietta viene riportato in queste interviste ovviamente come, simbolicamente come il non essere riconosciuti come parte di un'organizzazione, mentre nell'altra ricevere proprio questo riconoscimento simbolico molto forte. L'altro aspetto che emerge rispetto al riconoscimento è il riconoscimento della competenza. Nelle interviste che facciamo, noi abbiamo lavoratori che ci dicono «Sai, cioè io sono bravo a fare le pulizie, io so usare i detersivi giusti, io finisco le interviste e mi mandano su WhatsApp foto dei detersivi che sono magici, perché loro hanno individuato il detersivo ideale, loro sanno il modo giusto». Ho intervistato una lavoratrice che ha fatto un canale YouTube in cui spiega come sgorgare i rubinetti e togliere il calcare. C'è una rivendicazione di una competenza esperta che poi nella piattaforma senza contratto si traduce in «io sono bravo quindi posso chiedere più soldi». E questo viene rivendicato come forma di riconoscimento della competenza, non solo come possibilità di salario. Nella piattaforma dove questo non è possibile emerge come bisogno e per esempio emerge come desiderio di diventare team leader, come desiderio di avere un riconoscimento di questa competenza esperta da parte dei lavoratori che invece noi tradizionalmente consideriamo come persone per cui non c'è bisogno di aver fatto anni di scuola per poi fare quell'attività e quindi non li consideriamo come un'attività in cui non c'è competenza. Questo c'è in sala Francesco Bonifacio che ha fatto una bellissima ricerca sui rider in cui mostra questa stessa evidenza e io ho ritrovato un parallelo molto forte in questa intervista. Scusate, vado sempre lunga. Grazie Ivana Pais. A questo punto darei la parola all'ultimo ospite, Roberto Brambilla, quindi passiamo da una prospettiva più di studio, di ricerca, a una prospettiva poi di chi lotta effettivamente al fianco dei lavoratori per garantire una serie di tutele che forse in altre professioni vengono ancora date per scontate, in altri casi no. Quindi che ruolo gioca il sindacato, quali sono le vostre proposte anche come Filcams CGL per i lavoratori piattaforma e magari anche se puoi raccontarci che difficoltà può avere un sindacato tradizionale nell'affrontare delle categorie e un mercato del lavoro che cambia così velocemente. Ma intanto buonasera a tutte e tutti e grazie dell'invito. Facciamo sempre un po' fatica a livello di organizzazione sindacale a definire quello che è il lavoro di piattaforma. Ce lo raccontavamo anche tra di noi prima di iniziare la serata, ma è emerso già ora, è il comprendere che intanto chi sono i lavoratori di piattaforma, ma soprattutto che cos'è la piattaforma. Nel senso che se la piattaforma è il luogo
dove vengono a mettersi in qualche modo in relazione la domanda, la necessità di un servizio e la prestazione del lavoratore è un punto. Se la piattaforma diventa a tutti gli effetti il datore di lavoro, lo scenario cambia. Come Filcam, CGL, noi, penso alla piazza di Milano e di Roma che conosco abbastanza bene, seguiamo in generale tutto il mondo dei servizi e del commercio, quindi una buona parte delle professioni che in qualche modo si ritrovano sulle piattaforme. E giusto a titolo di elenco, un po' ne sono già uscite, tutto il tema del food delivery, dei rider che conosciamo benissimo, il tema del lavoro domestico, il tema in generale della produzione di servizi. Vi porto un piccolo esempio, apro proprio un inciso, ad esempio di app che permettono a chiunque, in quel caso ci si deve chiedere se è un lavoratore o meno, di rilevare i prezzi, un qualcosa che prima le società di ricerca di mercato appaltavano ad altre realtà, oggi lo può fare un qualunque utente, ci si chiede se è o meno un lavoratore. Tutto il tema degli shopper, Everly forse lo conoscete, Getir, che non sono anche loro, la frase ce la dico, ma noi non siamo rider. Quando li incontriamo sottolineano, poi ci arrivo il perché di questa distinzione. Tutto il tema del commercio generico, Amazon è una piattaforma, non è una piattaforma, è una logistica, non è una logistica. Amazon in qualche modo nasce come piattaforma che mette in relazione la vendita e poi la strutturazione sul territorio, ma in qualche modo è riconducibile anche quella a quel mondo. E poi una fetta che per noi è ulteriormente preoccupante di chi, qualche società, una società sta nascendo anche ora in Italia, ma molto già diffusa anche all'estero, di chi ci racconta che vende lavoro attraverso la piattaforma. Mi spiego meglio. Io ho una società che ha necessità di scrivere un codice piuttosto che fare altro, metto il mio progetto all'interno di una piattaforma e io, piattaforma, trovo l'ingegnere piuttosto che il commerciale e quindi mi sviluppa una piccola parte di quell'attività. Un qualcosa ancora di, turco meccanico, forse qualcuno ne ha sentito parlare. Piattaforme come Amazon sono già sviluppate all'estero, ma anche tante altre che già IBM è tutto un suo pezzo, l'ha esternalizzato, ce lo raccontavano già parecchi anni fa, realtà di questo tipo, dove appunto c'è una totalità di attività che rientrano sotto la piattaforma. Capite bene che se questo è lo scenario, per noi diventa complicato, per quello che dicevo prima, quindi è uno spazio solo di messa in contatto o è un datore di lavoro, perché i due scenari pongono questioni molto differenti. La prima è emersa anche ora, stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori autonomi o di subordinazione e di eterodirezione, che è un tema enorme, è il tema che si è sviluppato. Parlo dei rider, ma perché è la battaglia più comune che è sotto gli occhi di tutti. Il rider è un lavoratore autonomo o in qualche modo, come alcune società ce lo stanno anche riconoscendo, e in teoria forse anche l'Unione Europea, è un lavoratore dipendente a tutti gli effetti. Perché gli due scenari pongono poi delle possibili rivendicazioni differenti. Perché se il lavoratore autonomo, ci dovremmo chiedere qual è la capacità del lavoratore autonomo di incidere su quella che è la sua attività. Faccio l'esempio c'era anche nelle slide che abbiamo letto prima, della lavoratrice che ci dice: se io prendo un ranking negativo, cioè un giudizio negativo da parte di un cliente, qual è il ruolo che può sviluppare un lavoratore autonomo con la sua professionalità per ottenere una valutazione positiva? È il rider che ci sorride quando ci consegna la pizza, oppure, prendo sempre l'esempio del rider perché è più semplice, quello che ci consegna prima la merce, allora per consegnarci prima la merce crea tutta una serie di condizioni. Arrivando a, più nello specifico, quelle che poi sono le realtà che conosciamo meglio, qualche cosa sta nascendo a livello sindacale, con molta difficoltà, perché c'è un tema che non ci possiamo negare. Nell'immaginario inizialmente i lavori di piattaforma sono stati raccontati come i lavoretti, così non è, è emerso anche ora, alcune attività sono a tutti gli effetti lavori, l'unica attività che un lavoratore o una lavoratrice ha. È estremamente marginale la quota di coloro che utilizzano per implementare la loro attività, che è di altro tipo, e quindi magari consegnano qualche cosa, fanno rilevamento con l'app che vi raccontavo prima. Chi viene
nei nostri sportelli. Noi abbiamo fatto uno sportello specifico anche di tutela individuale proprio per poter raggiungere quel lavoratore o quella lavoratrice, chi avendo quella come unica strutturazione, come unico lavoro, si rende conto che c'è un'assenza di diritti, c'è una retribuzione assolutamente non dignitosa e ci sono delle condizioni di lavoro altrettanto non dignitose. E quindi, avendo quelle, tutte queste condizioni, si rivolge a noi. Il problema è che, appunto, all'interno di questo variegato mondo c'è una incapacità a volte degli stessi lavoratori di riconoscersi come parte di un mondo più ampio, perché noi a volte facciamo una battuta: immaginiamoci se il lavoro di piattaforma, dove io prendo solo il pezzo che mi serve, fosse il barista che ci fa il caffè, dove fuori vediamo 5-10 che i baristi, e in base a chi scelgo io, quel lavoratore entra e fa il caffè. Quei 10 lavoratori si sentiranno parte di un'unica azienda, di un'unica strutturazione? Probabilmente no. E questa è la difficoltà per creare quella prima cosa utile nel momento in cui si vogliono portare avanti delle rivendicazioni, che sono dei rapporti di forza che ci possono permettere di incidere nei confronti di queste multinazionali molto spesso. Perché il ricondurre tutto a una mera vertenzialità, come ahimè anche noi stiamo facendo, cioè portando davanti un giudice quelle che sono i casi che vi ho detto prima, eterodirezione piuttosto che lavoro autonomo, in qualche modo svilisce da una parte il lavoro del sindacato, che anche deve essere un lavoro rivendicativo, ma ci pone poi il rischio di un'interpretazione che non per forza è come la, la riteniamo noi. Molte vertenze, anche qui, ahimè, riferite prevalentemente al mondo dei rider, le abbiamo vinte, penso anche quello rispetto al contratto UGL sottoscritto con Asso Delivery, quindi l'organizzazione che gestisce appunto le società di delivery. Altre vertenze specifiche le stiamo vincendo, ad esempio sul tema dell'algoritmo, poi credo che ci dovremo tornare, perché questo è un tema enorme per noi e non solo per noi, in Unione Europea se ne sta discutendo. Il problema appunto è cercare di superare questo momento di mera tentativo di far riconoscere la subordinazione, ma provare a costruire altro. Poi magari sulle proposte, visto che sono parecchie, ci arriviamo dopo. Un tema che però vedo molto diffuso anche nel, in quanto ci è stato raccontato, è il quali sono i diritti che queste lavoratrici e lavoratori possono avere. Noi in Italia abbiamo una fortuna ed è un qualcosa che noi rivendichiamo e dobbiamo difendere veramente coi denti, che sono i contratti collettivi nazionali. Perché nel momento in cui noi riusciamo a portare queste lavoratrici e lavoratori all'interno di un contratto collettivo nazionale, seppur magari scaduto, seppur magari da migliorare, seppur carente in alcuni diritti, sicuramente però è un punto di partenza. Io ricordo un'esperienza che forse si è sviluppata, se non sbaglio, negli Stati Uniti, di una sorta di auto-organizzazione proprio di lavoratrici del pulimento, che ha portato al riconoscimento, ad esempio, di una paga base. Ecco, la paga base in Italia è riconosciuta dal contratto collettivo nazionale, come anche tutto il tema dei diritti, la possibilità di avere una malattia, la possibilità di aver riconosciuto le ferie, la possibilità di aver riconosciuto anche il ruolo di rappresentanza e quindi di costruzione di rappresentanza sindacale, ad esempio. Siamo in grado di arrivare a quel punto? Probabilmente no, non in questa fase, ma noi crediamo che tutta una serie di elementi che vediamo, che si stanno comunque in qualche modo radicando, anche grazie all'azione non solo nostra, penso ai colleghi del NIDIL, quindi la categoria che segue quei lavoratori non qualificabili come lavoratori tradizionali, piuttosto che tutto il pezzo dei trasporti, ci permette, anche qui e me, sempre sulla questione rider, ma perché quella sotto gli occhi di tutti, forse anche più semplice per noi da raccontare, è utile come specchietto per poi smontare le altre, forse ci può permettere di arrivare a qualche riconoscimento in più per queste lavoratrici e lavoratori. Grazie, grazie Roberto Brambilla. Direi di fare un altro giro di domande, magari restando un po' più concisi, così che riusciamo perlomeno a fare un secondo giro. Vorrei tornare da Claire Marceau, e abbiamo parlato un po' di dei vari approcci che si possono avere al lavoro di piattaforma, anche dal punto di vista normativo, di regolamentazione. Quindi vorrei chiederti un po', uno dei più grandi tentativi di regolamentazione che si sta provando a portare avanti è quello proposto alla Commissione Europea con la direttiva piattaforme.
quindi in cui si iniziano un po' a riconoscere un po' di tutti i vari problemi di cui abbiamo parlato finora, dalla questione dell'algoritmo alla questione del rapporto di lavoro, se è subordinato, se è qualche altra forma tipica. Quindi ti chiedo se puoi darmi un po' la tua opinione su questo tema e se secondo te ci si muove nella direzione giusta. Grazie mille. Allora, vorrei intanto rispondere a Ivana e Roberto. Sono d'accordo con quello che avete detto. Effettivamente il contesto è molto differente quando parliamo di lavoratori domestici e quindi anche la questione del lavoro nero, ma anche la questione della riconoscenza e della ridistribuzione sono sicuramente declinate in maniera diversa. E, per esempio, questa questione del lavoro in nero, qui si tratta di lavoratori o lavoratrici che hanno una vocazione a tornare e ritornare nelle case, al contrario appunto di un rider che invece può cambiare ogni volta rispetto ai lavoratori domestici. Quindi di conseguenza la piattaforma che conosce questo tipo di pratiche si piazzerà in maniera diversa, agirà in maniera diversa. E queste piattaforme non sono scomparse. E perché? Perché le lavoratrici e i clienti hanno bisogno di queste piattaforme, perché la piattaforma metterà in relazione le due cose. E quando poi noi facciamo appunto le interviste con le lavoratrici, ci rendiamo conto che ognuna delle due parti usa la piattaforma in maniera diversa. Una parte si risulterà essere la vittima, faranno tutto ciò che è stato chiesto loro, mentre altre persone cercheranno invece di girarci attorno. E non parliamo solamente dei lavoratori, anche dei clienti, perché significa anche pagare meno per ogni prestazione. Ma quindi ci sono alcune che utilizzeranno la piattaforma, ma dietro ci sono comunque anche delle aziende e degli impiegati che lavorano sulle piattaforme. Quindi ci sono comunque delle situazioni poco congrue e che ci mostrano il modo in cui valutare questo lavoro di piattaforma è anche senza contesto. E quindi per questo lavoro di piattaforma domestico ci rendiamo conto che c'è una sorta di storia, di situazione dietro a tutto ciò. Quindi questo vale appunto per il lavoro in nero e poi anche la redistribuzione, quindi il modo in cui lo Stato possa partecipare, il modo in cui lo Stato possa essere sponsorizzato, diciamo così, ricevere dei contributi sia dalla parte dei lavoratori ma anche dalle aziende, dalle piattaforme, in modo da far funzionare lo Stato e anche la protezione sociale. E poi è anche lo stesso problema quando parliamo della riconoscenza. Qui possiamo vedere questa sorta di riconoscimento in diversi modi. Non parliamo di riconoscimento solamente della competenza o solo dell'appartenenza. Potrebbe anche essere il riconoscimento della piattaforma stessa. Ed è molto bello vedere il rovescio della medaglia, dell'analisi, del focus, per renderci conto, e lo abbiamo visto molto bene con la piattaforma Wicasa, che la piattaforma utilizzava la forza della lavoratrice per valorizzarla e ha fatto tutta una sorta di promozione sul tema della giornata della donna. Quindi è anche carino vedere come è stato riutilizzato il tutto e trasformato. Un'altra piccola risposta invece per Roberto. Qui per vedere la capacità di federarsi e creare delle rivendicazioni. Quindi partiamo da un contesto del tutto diverso e soprattutto le donne, che non hanno abitudine ad essere riconosciute, sia che lavorino in nero, sia che non lavorino in nero, si considerano loro stesse come delle lavoratrici che hanno meno diritto rispetto agli altri. E quindi si sentono anche meno adatte a far sentire le proprie voci, a vedere delle rivendicazioni. Questo è comunque un punto supplementare in più per i sindacati.
perché in Francia ci sono alcuni sindacati per i lavoratori domestici, ma non sindacati per lavoratrici domestiche di piattaforma. E in termini di sindacato per i lavoratori di piattaforma ci troviamo in una situazione molto difficile in Francia, perché nonostante ci siano state delle elezioni nel settore del trasporto, tutto è stato un fiasco. Quindi ci sono stati 0,3% delle partecipazioni a queste elezioni, quindi i lavoratori di piattaforma non si sono sentiti rappresentati del tutto o compresi né dal governo né dalle associazioni, e voglio dire associazioni non sindacati, che avrebbero potuto rappresentarli. E infine la risposta alla tua domanda, la questione sulla direttiva. Beh, chiaramente è benvenuta per diversi motivi. Prima di tutto perché è necessario rendersi conto che è importante interessarsi alla situazione dei lavoratori di piattaforma, ma ancora parliamo della definizione della piattaforma, come ha detto Roberto, e anche la definizione del lavoratore. Ci rendiamo quindi conto che Airbnb è stato escluso. È stato anche utile rendersi conto che era arrivato il momento di aggiungere nuovi diritti, e credo che questo sia molto positivo. Nuovi diritti sociali, nuovi diritti legati al lavoro digitale. E questo è molto importante. È importante rendersi conto che il GDPR può applicarsi non solo a dei consumatori, ma anche a tutta la società e quindi anche ai lavoratori. Ed è molto importante fare questo passo. E poi arriviamo anche alla questione principale, quella della presumption of employment, che dovrebbe essere positiva ed essere maggiore. Ciò vuol dire che alcuni lavoratori di piattaforma sarebbero quindi riconosciuti come dipendenti, avendo quindi gli stessi diritti che vengono dati ai dipendenti e non i diritti che vengono dati invece agli indipendenti. Ho voluto parlare di tutto ciò perché se su carta si tratta di un qualcosa di davvero molto positivo e un passo in avanti, è anche necessario vedere come questo possa essere applicato. Quindi bisognerebbe anche capire perché è necessario dare questo diritto al lavoratore. È necessario anche valutare caso per caso, questa qualifica deve essere dotata valutata caso per caso, chiedo scusa, e poi uno studio di ETY durante la prima proposta, perché chiaramente è stata cambiata e non è stata adottata, uno studio di ETY ha mostrato che il 60% dei lavoratori delle più grandi piattaforme, come per esempio Uber, potrebbero vedere il loro status riqualificato. Ciò significa che non solo il 40% di questi lavoratori verrebbero dimenticati, ma verrebbero dimenticati anche tutti i lavoratori delle altre piattaforme. Ed ecco perché la questione della cittadinanza sociale era interessante, però chiaramente bisogna portare tutto avanti in modo da proteggere la dignità dei lavoratori. E infine, anche se saranno delle conclusioni molto semplici, bisogna proteggere la dignità dei lavoratori, qualsiasi grazie, essa sia. Grazie Claire Morso. A questo punto direi due domande a cui chiedo due risposte davvero lampo, perché abbiamo poco tempo a disposizione. A Ivana Pais chiederei invece un commento passando dal contesto europeo a quello italiano. Abbiamo avuto adesso, in occasione del 1° maggio, un provvedimento del governo in tema di lavoro, in cui però forse tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi per quanto riguarda i lavoratori di piattaforma sono rimasti assenti, non ci sono state grandi novità. Quindi
A che punto è il dibattito in Italia sulla regolamentazione di questo? E ne approfitto per fare subito la domanda successiva invece a Riccardo Brambilla, per magari rispondere anche un po' a quello che diceva Claire Marceau sul fatto che anche in Francia e nei paesi che hanno studiato pochi di questi lavoratori si sentono rappresentati dai sindacati, per riprendere un po' quello che stavi iniziando a dire prima su quali sono le vostre proposte per incrementare la vostra presenza anche in questa categoria. Proprio un commento lampo. Allora, è impossibile fare un commento lampo a questa domanda, e quindi ne approfitto per scivolare da questa domanda, che è un po' più, allora, da giuslavoristi, diciamo così, e anche da cittadina, è meglio che non dica cosa ne penso, per fare un commento invece lampo, veramente 30 secondi, per dire una parola chiave, per rilanciare una questione che non abbiamo avuto tempo di affrontare stasera, ma penso sia fondamentale: il ruolo del consumatore, del cliente finale, che in questo nuovo modello assume una centralità veramente importante, svolge tantissimi ruoli che in passato il cliente non svolgeva, tra cui quello di controllo, che prima facevano i manager, adesso fanno i clienti. Nelle nostre interviste noi stiamo verificando che spesso, per esempio, le famiglie che prenotano il lavoro di piattaforma, i lavoratori domestici, non sanno che il lavoratore non è protetto, perché prenotando la prestazione in un sito internet online in cui tutto è visibile, la presunzione è che quel sito sia datore di lavoro, non si pongono neanche la questione che invece il lavoratore che sta lavorando a casa loro non ha nemmeno un'assicurazione spesso. Allora, da questo punto di vista, un'operazione che sarebbe importante fare, difficilissima, è aiutare invece quei modelli che mettono in regola il lavoratore a farne anche un'operazione di marketing positiva nei confronti di clienti che possano scegliere le piattaforme dove c'è una regolarizzazione del contratto e condizioni di lavoro dignitose. Grazie. E Riccardo Brambilla, per Roberto. Concludere. Roberto, scusate. Ma anch'io trovo, poi da sindacalista, rispondere velocemente è una cosa complicata. Detto questo, rispondo io invece velocemente, prendo l'appunto sull'ultimo decreto. L'unico punto che riguarda i lavoratori di piattaforma è negativo, dove si dice che c'è l'obbligo di comunicare il funzionamento degli algoritmi, cosa prevista nel vecchio decreto trasparenza. Nell'ultimo decreto si dice solamente se totalmente automatizzati, con una formulazione del genere, cioè dicendoci quindi se c'è un intervento anche umano o addirittura se c'è un segreto commerciale che va a coprire il funzionamento di questo algoritmo, non andiamo a comunicarvi, non siamo tenuti a comunicarvi il funzionamento. Noi abbiamo proprio oggi a Palermo, avevamo un'udienza dove alcune società di delivery dovevano consegnarci il funzionamento dell'algoritmo, mettiamola così, ce l'hanno consegnato, ed è molto, sarebbe interessante discutere cosa allora è parziale quello che ci è stato dato, ma sarebbe molto interessante comprendere che cosa contiene, perché non è slegato da quello che tu mi chiedi. Cioè, la difficoltà nel costruire rappresentanza sindacale è dovuta anche a molto di come è costruito queste tipologie di lavoro. L'abbiamo detto prima, è un settore talmente ampio che dovremmo parcellizzarlo anche noi e dirci quant'è la rappresentanza, ad esempio, nel mondo del pulimento. Attenzione che il lavoro digitale, faccio una battuta, non è molto differente dal lavoro analogico, perché la lavoratrice che fa le pulizie in casa, se lo fa tramite una piattaforma o tramite altre forme di struttura, anche qui di società o altro, o magari lo fa negli uffici, lo fa qui dopo quando noi avremo finito, poco cambia. E svelo un segreto: la sindacalizzazione tra le lavoratrici delle pulizie non è poca cosa. La difficoltà è riuscire a intercettare quei lavoratori, appunto, che hanno come unico riferimento, come tramite per poter sviluppare la loro attività, la piattaforma. E qui non possiamo far altro che di quello che abbiamo sempre fatto: esserci, sicuramente studiare, come anche un momento di confronto come questo, ritornare a fare delle indagini per capire anche come si sviluppa, tenendo presente che però ci sono delle condizioni veramente agghiaccianti. Sono
notizie di poche settimane fa, tutto il tema del caporalato digitale, del fatto che lì dentro ci sono forme di autosfruttamento e di autodumping contrattuale tra lavoratori che in qualche modo cedono i loro account o vendono i loro account ad altri lavoratori. C'è tutto un tema di lavoro migrante, soprattutto in alcune fasce dove c'è una difficoltà anche loro nel voler emergere di questi lavoratori, e lo sappiamo, non possiamo fingere che non ci sia, non possiamo raccontarci che sono battaglie semplici. La chiudo, ma perché ne avrebbe ancora per tanto. Grazie. E a questo punto grazie a tutti voi che ci avete seguito, sia in presenza che in streaming, grazie agli ospiti. Vi ricordo che questo è soltanto il primo degli incontri del ciclo Nella rete del capitalismo, e buona serata a tutti. Grazie.